Siamo qui a Voghera, l'ex Accademia di Cavalleria, vicino al centro, per la prima delle quattro tappe pavesi del movimento Riscatto Greco, un movimento autonomo, appena sorto, che non si conosce nelle sigle tradizionali dei sindacati dell'agricoltura, e che si apprende soprattutto con la politica e con, insomma, e anche col mondo dell'industria, che a loro dire strozza sui prezzi e sui ricavi delle aziende. Ci sono soprattutto aziende dell'Oltrepò che coltivano foraggio, cereali e anche qualche azienda risicola della Lomellina e anche qualche vignaiolo dell'Oltrepò. La loro protesta è legata soprattutto alla politica, quindi alle norme europee che starebbero penalizzando il settore agricolo, ma anche ai costi aumentati che non riescono più a garantire profitto. Ci sono piccole aziende che rischiano di dover tagliare dipendenti, veder ridurre gli incassi, insomma, tanti faticano ad arrivare alla fine del mese anche in questo settore. E il movimento continuerà anche nei prossimi giorni, sarà a Casteggio, in tutto l'Oltrepò, e concluderà a Stradella venerdì la loro marcia. Ci sono circa 100 trattori. L'unica bandiera che hanno questi manifestanti è la bandiera italiana. Loro chiedono appunto il riscatto del settore agricolo, un cambio di marcia. Marco Zanleone, e sono l'organizzatore di questo evento. In realtà l'organizzatore siamo tutti noi, tutti quelli che vedete col trattore, anche senza trattore. È un evento bellissimo, perché prova che la gente si può... Sì, enorme successo, veramente. Non mi aspettavo così grande, sono sincero. Ma soprattutto è l'unità delle persone che mi ha lasciato veramente toccato nel cuore, perché è davvero molto bello vedere tutte queste persone che si sono unite, gente che prima litigava anche, magari confinanti, e oggi invece si stringono la mano, si abbracciano, è una cosa stupenda. Quando passi col trattore vedi la gente che ti fa le luci, ti saluta, gente che non sai chi è, quindi significa che le persone stanno comprendendo il perché di queste manifestazioni, il perché di questo movimento, e io punto a far sì che tutta la popolazione italiana capisca, comprenda le nostre ragioni e si unisca a noi. Per cui, se andremo avanti, io mi auguro di fare una mega manifestazione a Roma dove far accettare le condizioni degli agricoltori che sono fondamentali per la sopravvivenza del nostro paese. La protesta in sé è sì rivolta verso, diciamo, le norme veramente anti-agricole proposte dall'Unione Europea. In realtà è mirata al concetto che è dietro al sistema, ovvero la tecnicizzazione dell'operaio agricolo. E questo è profondamente sbagliato. È una società che ha perso il senso, non sa più dove sta andando e ha dimenticato l'importanza e il senso dell'agricoltura. Questo è il senso della manifestazione. Il problema sono sempre il discorso dei prezzi. Che l'anno scorso, vi strozzano sui margini. Sì, l'anno scorso c'erano dei prezzi accettabili, si prendeva bene, quest'anno esattamente la metà. Come mai siete qua? Ma c'è la politica dietro questi sbarioni dei prezzi o è l'Europa? Diciamo che è un discorso di politico, di multinazionali, di, c'è un po' tutto una cosa strutturata secondo me male, e poi siamo comunque noi agricoltori che non reagiamo, che veniamo plagiati, non reagiamo mai, sono anni che non reagiamo. Senta, qui non vedo nessuno, vedo solo bandiere italiane, non c'è neanche una bandiera dei sindacati, ma è perché non ci credete più nei sindacati di categoria? Non è che non ci crediamo, questo comitato Riscatto Agricolo è nato in questi giorni, è già un po' che c'è nell'aria il discorso di manifestare. Abbiamo deciso, il comitato ha deciso di non, per ora di non essere appoggiati da nessuno, perché sono le associazioni che devono venire da noi, non siamo noi che dobbiamo andare da loro, perché non ci sentiamo più tutelati, diciamo, sotto l'aspetto, diciamo, prezzi e quant'altro. Siamo qui che aspettiamo un cenno. L'ultima domanda, nel piccolo, queste riforme ventilate dell'Europa in negativo, come possono incidere nella vita di un'azienda? Posso definirla piccola, media, la sua? Media, cosa deve... Cioè, ci guadagna meno lei, deve licenziare qualcuno, deve... Beh, sicuramente se andiamo avanti di questo passo è finita. E bisogna... È un'economia avanzata, non è? E bisogna far capire alla gente che il 100% italiano che vediamo sulle confezioni di pasta, su determinati prodotti, bisogna vedere fino a quanto il 100% italiano è. Perché una parte sicuramente, non dico che non sarà italiana, ma l'altra parte arriva dall'estero. Come abbiamo visto, faccio un esempio, se vogliamo fare un esempio di una marca, Barilla, avevamo i magazzini pieni di grano, dal momento che hanno fermato le navi in Ucraina, Barilla non ha più grano per produrre la pasta. Voi avete i magazzini pieni? Noi avevamo i magazzini pieni.
Il problema sta proprio nella comunità europea. Perché vuoi tagliare la PAC anche? Sì, PAC l'hanno stradimezzata, abbiamo dei paletti di cioè per quanto riguarda le coltivazioni riferite al greening e compagnia bella, che non sono gestibili dal punto di vista nostro, perché tu devi fare la riforma della PAC, devi farla guardando anche il territorio, guardando tutto, guardando quello che produci. Certo. Questo non è stato fatto, assolutamente. Allora, io mi chiamo Elisa Cremonesi, ho una piccolissima azienda, diciamo microscopica, di produzione di frutta e verdura. E sono a Borgo Priolo, sì, e niente, sono qua con i miei amici appunto agricoltori e per cercare di portare alla luce queste problematiche agricole, appunto di produzione, di difficoltà, perché comunque ci sono stati un sacco di tagli, aumento ovviamente delle materie prime come in tutti i settori, e comunque non siamo supportati dalla politica soprattutto, e anche dai nostri appunto, come si può dire, ma sì, governanti o anche appunto sì, i nostri sindacati, che dovrebbero appunto portare avanti le nostre ragioni e le nostre difficoltà. Il guadagno ormai è all'osso, cioè siamo praticamente, sopravviviamo e cerchiamo appunto. Io 7-8 anni, sono giovane. Guadagnavi di più? Sì, prima del lockdown c'era comunque un guadagno giusto, e comunque c'era anche una prospettiva di investimento dove uno poteva appunto investire e poter appunto pensare al futuro. Qua il futuro ormai non lo vediamo più.